Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale in un nuovo video. E non so perché mi vedo brillare qua, non so cos'ho. Vabbè. E allora, questo video si tratta dei finiti di dicembre. Ok, sì. E vi faccio gli auguri di buon anno. Speriamo che non sia peggio per chi non ha passato proprio benissimo. Chi mi segue sa che io purtroppo, vabbè, ho avuto dei problemi, nel senso, con mia mamma che non stava bene, vabbè. Tanto lei mi segue, non vuole che ne parlo, per cui va bene. Allora, vi faccio vedere i prodotti finiti divisi, sì, anche questa volta che sono tantissimi. Ma preferisco dividere comunque sempre il video. Sulle labbra ho il balsamo labbra, non mi sono messa il rossetto, mi sono dimenticata. Bene. E vabbè, partiamo dai prodotti viso. Ho finito della stessa categoria, praticamente i colori dell'orto. Ho finito due prodotti, ovvero l'acqua micellare, che è piccolina, 100 ml. Praticamente me la sono bevuta, cioè se la usavo col pad se ne impregnava molta, allora cercavo di usare un po' più i dischetti di cotone usa e getta ultimamente, perché sennò questa qua veramente è uno spreco allucinante. E tra l'altro con i pad sembrava che mi bruciasse gli occhi all'inizio, perché si vede che ne mettevo di più, appunto. E non lo so, con i dischetti di cottone invece no, l'ho usata sempre così e non mi dava fastidio, per cui comunque è un'ottima acqua micellare. Avevo preso un set dove c'era, cosa c'era più? La maschera viso e la crema viso. Ah sì, quella la sto usando, e buona. Della linea all'erbolario, forse non l'ho detto, è buona e delicata, appunto, se usata così, perché sul pad mi faccio bruciare gli occhi usandone di più, non so perché. E poi ho finito proprio a fine mese il latte detergente rivitalizzante, anche questo 100 ml. Questo mi è durato di più, sarà giusto durato un mese, un mesetto. E ne basta pochissimo, è proprio una crema più che un latte, con questo pump dosatore, e non ha una particolare profumazione come anche questo, che sono proprio due linee diverse. Questo è per pelli delicate e reattive, e questo dovrebbe essere per tutti i tipi di pelle. E molto delicato, puliva bene, mi lasciava la pelle bella morbida, proprio compatta, come se mi fossi data la crema, diciamo, però pulita, perché appunto è un latte detergente rivitalizzante. Potrei dire che mi dava tonicità, un senso di rassodamento lì per lì, una cosa che magari dura giusto a quell'istante, perché comunque essendo un latte detergente l'importante è che va a detergere, a pulire. Ecco, sugli occhi un pochettino mi bruciava, perché ho provato, ma non, no, sugli occhi no. Però per il viso è ottimo. Poi, l'erbolario, almeno per il viso, non ho altro. Finito questo gel, sì, gel, perché gel? Dove me lo sono tirato fuori? Ah, siero, filler, anti-age, che mi era stato mangiato tanto tempo fa. Tempo fa, sarà un anno fa, non mi ricordo, su Sorgente Natura. È un filler, dai, la stanchezza, la stanchezza, c'ho sonno, non so se si vede anche dagli occhi. Oh mamma, ma mi vedo luccicare qua, ma cos'è che luccica? Ma vabbè, così mi spettino pure, mi spettino. Ah, aiuto. Allora, questo siero ce la possiamo fare, eh? Questo siero ha l'ossigeno attivo intense. Allora, non è un prodotto biologico certificato, però
essere, insomma, gli ingredienti biologici. Io qua non leggo niente, al contorno occhi, anche sul contorno occhi e labbra, e qualche volta sì, sono andata vicino agli occhi, l'ho messo, non mi ha dato problemi. L'ossigeno attivo, sinceramente non saprei. Io comunque ho delle macchie qua che magari col fondotinta non si vedono. Non mi ha fatto niente. Magari ho pensato, con l'ossigeno attivo mi va a schiarire le macchie. È che dura poco, cioè mi sarà durato un mese, e comunque la consistenza in crema, che dovrebbero esserci dei residui che ho lasciato perdere perché aveva un odore, non posso dire profumo, un odore di medicinale, di erbe, che io non ce la facevo più. Non mi è piaciuto, non mi è proprio piaciuto. Già non mi piacciono i sieri in crema o comunque fluidi, cremosi, insomma. Mi piacciono i sieri in formula acquosa. Per me la definizione siero è quella. Per cui questo qua di certo non lo andrei a comprare, meno male che mi è stato omaggiato. Poi, finito questo, vi faccio vedere proprio la scatola. È un balsamo labbra che mi sono portata avanti un po', perché poi avevo usato un burro cacao, balsamo labbra, insomma, un stick. Questo invece è una formula crema olio che mi sembrava non facesse niente. E invece c'è stato un periodo che mi si spaccavano proprio le labbra, proprio altro che pellicine. Un giorno proprio furba ho fatto così, ho tirato una pellicina, ho detto oddio, adesso mi uscirà anche il sangue. Per fortuna no. E questo me l'ha riparato. Il giorno dopo non avevo già più niente. Cioè mi ha ripristinato praticamente la barriera lipidica delle labbra, la mucosa, insomma, non avevo più questa pelle così spaccata, proprio perché poi quando tiri le pellicine fanno anche male, bruciano, cioè rischio appunto che esca sangue, così. E da lì ho visto che è un buon prodotto, ho capito che invece è un prodotto che funziona anche molto bene. E la marca, me la faccio leggere a voi. E l'avevo preso su Ecoverde, anzi, mi sa che era in un calendario, perché c'è stato un anno in cui ho fatto una collaborazione, il primo anno che ho aperto il canale, nel 2020, mi sa, che 2020-2021, così. E sì, io l'ho aperto vabbè a marzo, praticamente era quasi un anno che l'avevo aperto, allora 2 anni fa, che non ho fatto vedere il calendario perché facevo questa collaborazione, allora non l'avevo fatto vedere quello di Ecoverde. Vabbè, lasciamo perdere. Poi com'è andata quella collaborazione lì, lasciamo proprio perdere. Allora, poi ho finito questo contorno occhi della Nuxe Bio, che all'inizio era un po' così, così, e io continuo a vedermi brillare. Devo avere qualcosa tra i capelli? Sì, io ho qualcosa tra i capelli. E forse l'ho anche tolto. Sembra come un pezzettino di stagnola. Non lo so cosa ci faccio con la stagnola in testa. Vabbè. Scusate le mie interruzioni tra un prodotto e l'altro, che poi finisce che non mi ricordo neanche io cosa devo dire. Allora, dicevo, all'inizio non mi sembrava un granché, invece poi ho imparato a usarlo, ad usarlo. Ne mettevo un pizzico in più, lo lavoravo bene, picchiettando, facendo un movimento proprio che magari farò un aggiornamento della skin care, perché io avevo fatto un corso da estetista, iniziato, avevo imparato un po' le tecniche di massaggio, e che aiutano, insomma, per le linee, le linee di espressione. Per le rughe ce la possiamo fare. Mi stai venendo il fiatone. Oh, allora, dunque, mettendone un pochettino di più, mi sentivo la zona più levigata, più idratata, insomma, mi è piaciuto. Un contorno occhi che mi è piaciuto. Di questa linea avevo usato la maschera, che mi era piaciuta molto, che avevo ricomprato, la maschera viso, e di solito io ricompro i prodotti 2 volte, a meno che proprio non mi piacciono molto, e anche questo potrei ricomprarlo. Trovato su Notino, e però che ricordo dove l'ho visto. Boh. Poi ho finito questo campioncino che avevo da una vita e mezzo, dico da lì,
un siero al resveratrolo e mi è durato 10 giorni forse, e anche questo un siero che era un po' cremoso, non ho visto niente, cioè mi risalza da 10 ml, forse un po' di levigatezza momentanea. Tutti i prodotti andrebbero usati per qualche mese, anche io me lo devo mettere in testa, perché ciao, la corriera che oggi gli gira di suonare, cioè io non lo so, scusate, spero che non l'avete sentito, tra un po' faccio un salto io. E oggi finalmente è una giornata di sole dopo tipo 2 settimane, è dall'anno scorso che non si vedeva il sole. E vabbè, sto girando i primi del mese, anche se vabbè, i prodotti li ho finiti alla fine di dicembre. Allora, finito questo dentifricio, che io credo sia la terza confezione che uso, e mi sono stufata, non ce n'ho più voglia. Vorrei cambiare. Perché? Perché è buono, è un ottimo dentifricio, non ha sapore, a me piace così, perché non mi piacciono i dentifrici alla menta, soprattutto forti, come quello che ho ripreso a usare di qualche mese fa. E questo mi piace perché è, a parte vegano, è omeocompatibile, ovvero si può usare quando si fanno i trattamenti omeopatici, che non interferisce, perché per chi non lo sapesse, quando si fanno questi trattamenti a base di medicine omeopatiche, chiamiamoli così, e non si può mangiare, usare la menta, insomma, perché anche se è un dentifricio con l'ungoiate, però qualche piccolo residuo che può andare giù, a me era stato detto anche così da ragazzina, quando appunto andavo da un omeopata che di non usare la menta, e mi sono ricordata questo particolare, e per cui questo contiene aloe vera echinacea, e appunto non contiene la menta, e mi piace, lava benissimo i denti. Però, cioè, vorrei trovare qualcosa di simile, ma da reperire di biologico, perché questo è proprio certificato CEA. Lo vedete qui. E qualcosa di biologico è online, cioè devo fare un ordine, sì che ne ho fatti ultimamente, ma non ci penso mai al dentifricio, mannaggia. E questo lo trovo da Tigotà. Ho visto che c'è anche il DM se vi interessa. Ok, andiamo avanti. Prodotti viso sono finiti, no? Mi ero dimenticata al mese di novembre questi pad che ho fatto per gli occhi, che purtroppo è un prodotto con cui non mi trovo e ne ho da usare. Erano 3 confezioni, che una si è attaccata, non mi ha fatto impazzire la marca. Va bene, non c'è più una marca? No, faccio il derma. Vi faccio vedere. Presi all'S Lunga una vita fa e non mi ha fatto impazzire, perché preferisco quelli un po' in idrogel, ma dipende, un medio spessore. No, vabbè, diciamo che questi non sono in idrogel, sono in tessuto, però come vedete li ho riattaccati alla plastichina e ci stanno, nonostante tutto, cioè nonostante il tempo. Vedete, cioè, non ho riscontrato niente. In poche parole, li ho fatti 3 volte in una settimana, cioè non ne faccio mai, ne ho fatti tanti, perché ultimamente purtroppo ho delle borse che penso che si vedono anche da Marte, e ho provato, ma sinceramente con tutti quelli che ho provato, tutti pochi ne ho provati, ma mai nessuno vedo riscontro risultati. Scusate. Allora, veniamo ai pochi capelli. Ah no, ai pochi capelli. Ah, questo video vi fa un sacco di risate. Allora, mi sono dimenticata un prodotto per il viso. Ho finito questa crema per il viso che mi era stata regalata l'anno scorso, mi sembra, per Natale. Aspettate, 2021 o 2020?
Allora, no, 2022. Allora, l'anno scorso era il 2022. Oh mamma, devo ancora abituarmi a questa cosa del 2023. No, allora nel 2021 mi sembra che mi è stata regalata per il compleanno dalla mia amica Michela. Ciao Michela, quando guarderai questo video, bacione, perché è tanto tanto indietro a guardare i video, vabbè. E questa crema viso, olio di semi di canapa bio e acido ialuronico della La Cosmotega. Mi sembra, è scritto piccolissimo. È flacone eyeless, come vedete, è prodotto biologico e anche se non mi sembra di vedere certificazioni, perché non vuol dire che non, se non ha certificazione non sia un prodotto biologico, è che purtroppo le certificazioni costano e alcuni brand preferiscono non mettercele. Così mi era stato detto al Sana, non è che me lo invento io, ma l'hanno proprio detto al Sana nel 2018 quando c'ero andata. Quanto tempo che è passato? Mamma mia, sembra ieri. Il mio primo è l'unico per ora. E dunque, questa crema buona, una buona crema idratante, non è pesante, anzi, abbastanza leggera, anche se per l'inverno magari ci vuole qualcosa di più ricco, però abbastanza buona, cioè buona direi, perché comunque non mi faceva tirare la pelle. Io ho una pelle normale, tendente al secco, non ho grossi problemi, esigenze, anche se purtroppo gli anta ci sono. Sì, e aprile, come anno sono già praticamente a 48, aprile faccio 48 anni, mamma mia. Vabbè, non pensiamoci che è meglio. Per cui magari sicuramente le esigenze ci sono per quanto riguarda le macchie che ho, la Cooper Rose, però so che la canapa comunque ha tante proprietà riconosciute, cioè molto valide proprio per la pelle e anche l'acido ialuronico, ottimo. Qui non so se è un peso molecolare. Non lo so ragazzi, io non se ci ho letto non me lo ricordo perché è scritto talmente piccolo, comunque dice effetto elasticizzante. Allora, acido ialuronico, idratazione, boh, non lo dice. Ah, estratti di fiordaliso e amamelide che vanno a lenire la pelle. Ah, una buona crema. Ok, dai, passiamo agli unici due prodotti che ho per i capelli. Oh mamma, che video lungo che è venuto! Fito shampoo Cosmo Natura BioQ, certificato AIAB di disciplinante, lavaggi frequenti. Questo sei so su, oggi è così. Ragazzi, quando sono stanca comincio a balbettare. E oggi tanto, purtroppo. Spero che quando tra poco dovrò girare la parte dei finiti corpo di andare meglio. Allora, dicevo, questo shampoo lo avevo preso a Montecatini quando ero andata per una cosa, insomma, io sono ligure. E avevo vari prodotti. Credo che questo sia l'ultimo, perché l'ho già detto altre volte, poi salta fuori qualcosa. E allora, buono, una buona profumazione che sa di frutta, proprio non sa di avocado, almeno. Ora è un po' che non lo compro, mi è stufato dopo un po'. È fresca, una profumazione fresca, grumata, mi viene quell'aspro al naso e alla gola che come quando mi sono sporcata, come quando si mangia la mela, diciamo, un po' così. Sì, io ci sento un che di mela. Vabbè, è talmente delicato perché serve per lavaggi frequenti che purtroppo dovevo abbondare, non dovevo usare quasi il doppio. Se no, se, specialmente se io facevo un impacco ai capelli con l'olio, non me li lavava bene. Chi fa gli impacchi con l'olio lo sa che ci vuole magari quel pizzichino di shampoo in più, poco, perché sennò è inutile, cioè andare a aggredire i capelli, cioè fare l'impacco per andare a aggredire
i capelli levando per levare l'impacco, cioè togliere poi l'idratazione. Ma questo qui purtroppo sì, ne devo usare un po' di più, proprio per questo fattore che è tanto delicato, però comunque faceva tanta schiuma, che io sento ancora dire che i prodotti biologici non fanno schiuma, che non è assolutamente vero. Cioè, ho riprovati tutti io quelli che fanno schiuma, non lo so, ma anche poco tempo fa ho sentito una ragazza che ha detto i prodotti biologici non fanno schiuma. No, ma cioè, ma non è vero. Ma chi lo dice? Anzi, a volte le fanno anche di più. Io ho notato proprio anche con prodotti anche per la pulizia della casa, che a volte fanno anche più schiuma, per cui, cioè, non è proprio assolutamente vero. Allora, poi per ultimo, finito questo siero capelli rinforzante di Giada, la linea quella con alga spirulina, e mi sono trovata bene, che poi siero ti fa pensare a una cosa acquosa, una cosa un po' liquida, insomma, invece era una crema bella compatta. Questo flacone sbagliatissimo. Io non so se hanno rifatto il pack, perché ho visto che ci sono tante linee che ormai non ci capisco più niente. E infatti non ho ancora provato con la linea quella tutta rossa proprio specifica per i ricci, ma questo lo devo tenere la testa in giù e ogni volta fare così per farlo venire giù. Però comunque è un'ottima crema, perché io la definirei crema perché così era, tale era, e mi lasciava i capelli belli ricci, belli definiti. E profumazione, mi ricordo niente di particolare, cioè leggermente forse di alga, appena appena. Vabbè, ragazzi, io ho già fatto un video lunghissimo e meno male che avevo pochi prodotti, mi sono persa, lo so, scusatemi. E vabbè, questo è un prodotto che se fanno ancora ricomprerei, ma spero che abbiano cambiato il pack. E niente, fatemi sapere se voi avete provato qualcuno di questi prodotti. Il maglione è nuovo, mi sa che lo vedrete in un prossimo video. E vi faccio vedere la renna. Io sono natalizia dopo Natale, e purtroppo l'ho trovato dopo, dopo Natale. E vabbè, vi mando un bacio, vi saluto e a presto. Ciao!